Un saluto a tutti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Farming Simulator. Quest'oggi andremo a andremo avanti con l'allevamento dei cavalli, ovvero praticamente noi andremo a creare andremo ad allevare appunto dei cavalli e poi, una volta fatto questo, cominceremo prima di ciò andremo a seminare di nuovo i campi ad avena, quindi raccoglieremo poi alla fine della lavorazione poi andremo ad acquistare andremo ad acquistare i cavalli. Detto questo, direi che possiamo andare avanti con la nostra esperienza. Ci siamo quasi, un po' di pazienza. E poi si riparte. Allora, gli ultimi, diamo un'ultima occhiata. Ai parametri. E poi partiamo. Diamo il via ufficialmente alla diretta. Si sente? Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Buon pomeriggio, grazie Fernbus. Ben ritrovato. Si sente l'audio? Facciamo un ultimo check prima di proseguire. Perfetto, ok. Allora andiamo avanti. Allora, come avevo accennato, oggi andremo prima a seminare il campo ad avena, poi raccoglieremo l'avena ed infine andremo ad acquistare i cavalli che sono quelli che ho piazzato recinto qui. Fabrizio Dabuno ha Il effettuato un campo raid. questo. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buonasera e benvenuti a tutti. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buonasera a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Allora, la live com'è? Scatta oppure è fluida? Così mi assicuro che
che tutto sia a posto. Ah, cosa molto importante, oggi andremo ad acquistare il mitico Turbo Star. Quindi andremo a vendere il Deutz, questo qui, e andremo ad acquistare il Turbo Star, che la nuova mod che è uscita, che mi è stata suggerita dall'amico Fermus, e la quale l'ho vista anche utilizzare ad altri streamer come Nick, Miticaccio e Robby Mel, che saluto insieme al grandissimo amico Fernovus, e quindi oggi andremo a fare un nuovo acquisto. Dimmi tutto, Fernbus. Caspito, congratulazioni, ottima notizia. Alla grande, stai andando alla grandissima. Questa è un'ottima notizia. Caspito, 48.000 di mezzo. Allora, adesso compriamo il mitico Turbo Star. Probabilmente hai fatto le visualizzazioni e quindi ti è arrivata la notifica per diventare partner. Ottimo. Questa sì che è un'ottima notizia. Questa è la classica icona. Allora, io sul Turbo Star che ho su Eurotruck è più o meno così. Direi quasi quasi mettere anche la copertura. Non male. 480 cavalli. Facciamo 500. Abbondiamo. Eccoci qua. Oh, finalmente. Beh, veramente fatto ad altissimo livello. Da notare anche la leva del cambio, come si muove in base
alle marce che si cambiano. Da notare anche il manometro del turbo, come sale, la temperatura dell'acqua che sale. Veramente grazie all'amico Fernbus che me lo ha suggerito come mezzo, e ovviamente il merito va agli altri amici streamer che mi hanno dato lo spunto per andarlo ad acquistare. Ah, io qua devo mettere il gasolio però, quindi passo un attimo qui all'impianto di produzione di biodiesel. E andiamo avanti. Piccola riparazione, poi allora direi di spostare il trattore ed agganciare la seminatrice. Questa mod è davvero molto ben fatta, la mod del trattore. Con 100.000 euro ci si porta a casa un bel trattore da 500 cavalli. Cosa porti di bello? Se puoi anticiparlo così, magari poi amici che vedranno il video in differita o gli amici che sono in diretta possono passare nel tuo canale a seguirti. Mi raccomando, voi che seguite, che state guardando questo video in diretta su YouTube, se avete un account Twitch iscrivetevi al canale dell'amico Fernbus, e se non ce l'avete fate una piccola registrazione che non costa nulla, è gratis, e diamo una mano insomma agli altri amici streamer che ho citato prima a crescere sempre di più. The Sims, bello. Io ci ho giocato alla prima versione. È un gioco che veramente ha fatto storia. È qualcosa di molto divertente. The Sims 4 immagino che sia ancora più impegnativo. Il primo, nonostante non fosse chissà quale gioco a livello di grafica, però era impegnativo. Alla salute, Cin Cin.
Mi ha fatto scombisciare dalle risate ieri. Veramente mi sono scombisciato dalle risate. Sì, è vero. Veramente mi sono divertito. Ma poi tu sei una persona simpatica, perché non ti crei il personaggio, ma sei tu stesso, ora, è come se in effetti fai vedere il lato più ironico della tua personalità. E quindi sei genuino. È così, non sei diciamo così, un personaggio, non ti sei creato un personaggio, quindi comunque essendo te stesso, è quello che dico sempre, diciamo così, quando si intraprende questa esperienza, è essere prima se stessi e poi ogni tanto dare vita ad un personaggio, però fondamentalmente è molto importante mostrare al pubblico quello che è il proprio carattere, la propria personalità, senza strafare, senza eccedere, un po' come fai anche tu, Fairbus ed altri amici streamer. L'importante è restare genuini. Quasi quasi direi di mettere anche un sottofondo, così ci tieni un po' di compagnia, un sottofondo musicale. Allora, mettiamo un attimo un po' di sottofondo musicale qua. Allora, ecco qua. Ci vuole sempre il colpo di clacson per dare inizio alla live. Ui, questo corre, ma non ha acceso la seminatrice. Ecco qua. Il trattore trattora e trotta come un cavallino, come i cavallozzi che poi andremo ad acquistare. È il Turbo Star a portare a scaricare.
È un pochettino pop dance. Thank you.
Andiamo avanti con il lavoro. Il lavoro. Vamos a trabajar. Today we will buy some horses, as I say in Italian. I will seed first the big field. Then I'll use the new truck I bought. It's a Iveco Turbo Star. You can find it in the in Modab, in the Farming Sigil FS19 Modab. There are two versions. The one is the standard root tractor, and the other one is with the half trailer on it. Uh,
I would to say many thanks to other streamer like Nick, November Yankee, Kilo Kilo, number 3, Mitty Caccio and Robbie Mello and my friend Fanboos 08. Please visit their channel and take a follow. So now let's go on. Adesso andiamo avanti con il lavoro. Sterza molto rapidamente il trattore. The steering wheel of this tractor is very very sensitive. It turns so quickly. Oh yeah. Thank you.
Questo trattore, per quanto possa essere maneggevole, a volte risulta non proprio facile da guidare. This tractor is so agile, but sometimes is quite hard to have the maximum control.
Questo è un silos multifruit, quindi è per questo che vedete che io attingo dei semi da esso. This is a multifruit silos, that's why you can see that I have loaded seeds and fertilizer. It's compatible with the seeds and the fertilizer. It's always in the mod app. You can find in mod app and download it.
E porto tre ruote. Ho tre ruote la piaccia. Ma scendi qua tamati. E cocco valori quanti 10. I tried the three wheels. The Piaggios, three wheels. Ride on three wheels. Oltre il rotto la piaccia. Thank you for the patience. Grazie per la vostra pazienza. Oggi è molto caldo. Nonostante tutto, si nota ancora la traccia del vecchio passaggio. You can see the line of the old
track where the three fields were divided, vertical line and horizontal line. Le linee storte, ai ai ai. Abbiamo quasi finito il lavoro. We are finishing the work, seeding work. Then I use herbicide and then grub. First and all the rest. Una volta seminato, poi andremo a mettere la crescita veloce. Dopodiché daremo l'erbicida appena noteremo che l'erbaccia comincia a spuntare. Dopodiché, crescita veloce, e andremo a trebbiare. Mi raccomando, seguite l'amico Ferrumbus, Nick, Miticaccio e Robimel81. Mi raccomando, un bel follow se non l'avete già fatto. E quando andate a trovarli, salutateli da parte mia. Mi raccomando, se dovete lasciare un messaggio nei loro live, attenetevi al regolamento. O magari portate i miei saluti nei commenti dei loro video su YouTube. Qualora il regolamento della loro chat live su Twitch non permetta di nominare altri streamer. Se avete bisogno di qualsiasi aiuto, vi prego di lasciare un commento sotto i miei video o scrivetemi
commentate i post dei miei canali social. Oltre a Twitch, YouTube, Instagram e Facebook. E sarò ben orgoglioso di darvi una mano. If you need help, you can leave a comment under my videos. You can contact me on my social, on Instagram, Facebook. Leave a comment and I will be proud to help you if I have the knowledge. Relax, rilassati, rilassati. Pensiero
per me lo sai, sei musica. Perché per me lo sai, sei musica. It's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. In a living combination e mangiato un gelatation. Do you like the ice cream? Stracciatella and limon. E porto tre rose. Perfetto. Mi porta tre note, non mi piace. Dico. Thank you.
continuiamo ad andare avanti con il macchinario che contiene erbicida. Now we will go on using machinery that contain herbicide. This is the cheapest and the game is the star. Si può anche fertilizzare con questo macchinario. You can fertilize as well with this machine. Buy liquid fertilizer or solid fertilizer. Possono essere utilizzati due tipi di fertilizzanti in questo mezzo, sia quello solido che quello liquido, solo fertilizzante. Liquid and solid fertilizer. Say what? Andiamo un attimo qui. Let me begin. The work here.
lavoro e soprattutto cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. I'll try to do my best, going on working very hard. Patrizia, oh. Eri la reginetta di tutta la Baia Domizia. Avevi un nome, sì. Il tuo nome era Patrizia. Patricia. She was the queen of Baia Domizia. Queen of Baia Domizia. Non buono, no good. This is not a good work. Non è un buon lavoro. E la schifezza della schifezza dei lavori è una ciofeca, come diceva e direbbe il grande Totò. Lei crede di aver fatto un buon lavoro, ma mi faccia il piacere. Il mio errore è stato quello di lasciare la crescita delle piante veloce. My fault has been that I leave the command fast grow up of plants, and now I have this problem. The plant now is yet grow up. It grew, but no buono, no good. Yeah.
Sorry, scusate. Quite good, but no, not enough good. Non abbastanza buono. Diciamo, non buonissimo, ma discreto. Have a nice trip. Buon viaggio. Sono squalo. Bon voyage. Bon voyage. L'astronave che arriva. Na, 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 na.
And drive the free wheel. Nine drive the three wheel. Oltre rotare a piaggia. Uscite quanta mattina. Cocca, vado di 4:10. Patrizia. Devo farmi la parte bassa qua del campo. Così evito. Porto tre rotte. O tre rotte. Tra viaggio. Quasi finito. This part of the job is quite we are at a good point. Need a little bit more time, then we'll go on with the mission. I'll take a look. We will take a look to the coup before going on. Prima di andare avanti andremo a controllare lo stato delle mucche nella stalla della fattoria, dopodiché
manderemo avanti la crescita del raccolto e ci prepareremo poi appunto a raccogliere il tutto. Tico 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 taco. We will take a look at the cow, then we go. We will go on here on the field. Harvesting. Sulle mani per Gigino. Put your hands in the air for Gigino, little Lewis. Ciao Gigino. Gigino. Sicirigno. Franco. Gigino. Abbastanza buono. So far so good. Abbastanza bene. Gigino. Gigino. Ok, Fergus, ci becchiamo dopo con il mitico raid e mi vengo a rilassare un po' da te, a farmi due risate prima di andare a cena. Buona live! Alla salute, decisamente, fai divertire alla grandissima. Amici che guardate questo video su YouTube, mi raccomando, seguite il canale Twitch di Fernbus08 direttamente dalla Toscana. Gli farete un bel po' di risate e passerete delle belle ore in compagnia. Supportate i piccoli streamer, mi raccomando. E anche quelli lì che vi stanno a cuore, anche i grandi, ecco. Ma dateci una mano. Please, friend,
follow the channel of my friend Fairbus Zero Eight. Support little streamer, but as well the big streamer, you know. I made not a good job. Non ho fatto proprio un ottimo lavoro. Molto al limite della decenza. Iveco Turbo Star è sempre con te. Let's take a look at the farm. Diamogli un po' di razione mista. Paglia, 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 un po' di paglia, ci vuole.
sa che a breve inizieremo anche a togliere un po' di concime che ne stanno producendo veramente tantissimo. Ok, now is tutto a posto, now is all right. Fast growing up. Andiamo a prendere la trebbia. Andiamo avanti, let's go on.
Ciao Maurizio Max, benvenuto alla live. Sono quasi a metà dell'opera per oggi. Diciamo che mi tocca fare ancora un po' di cose. Ho da finire di trebbiare i campi qua. Poi devo andare a comprare i cavalli per iniziare a fare un po' di soldini, diciamo. Diciamo che io qui ho seminato, ho arato, ho seminato e adesso sto raccogliendo. Però sì, diciamo che per quello che dovevo fare, non tanto per la parte, diciamo così, del raccolto. Questa no, appena iniziata. Questa è la seconda riga che sto facendo. Pardon, linea. Quindi tocca poi dopo scaricare con il mitico TurboStar 190-48, dico 190-48. Per veri intenditori. Il mitico TurboStar è sempre con te. Alla salute. Cheers. Ogni tanto bisogna brindare qua, che la gola si secca e allora c'è bisogno di sorseggiare un po' d'acqua. Miti trebbia elettrica. Un po' di fiocchi da vino qua. Manca poco e cominciamo a scaricare con il mitico e grande, scrivetelo in chat, TurboStar. Chat, scrivete TurboStar. Forza, forza. Se non lo chiamate voi il TurboStar, non si muove. Type TurboStar. Video kill the radio star. Grande. Sulle mani per il TurboStar.
appena sentito TurboStar, però ti sei risvegliato, vero? Ma questo TurboStar ha il suo cassone. Questo è fatto veramente bene. Si accendono anche le luci all'interno del quadro comandi e non solo. Guarda la leva del cambio. Un tocco di classe. L'ho personalizzato anche con l'alettone, come ce l'ho su Eurotruck, quella però è una motrice, e quello lì in più ha 640 cavallucci, una bella mod di Rough Garage con circa 5 euro, 6 euro mi sono portato a casa un gran prodotto, un signor prodotto. Ottima trebbia elettrica, con questa qui veramente mi sono trovato alla grande. Si trova in quell'altro mod hub, non quello ufficiale. Basta digitare electrical harvesting, una cosa del genere, e ti esce la modelle della trebbia elettrica. È praticamente la trebbia che mi sto portando avanti dal primo giorno con cui ho iniziato a giocare la mappa Alpine. È silenziosa tra l'altro. Spettacolo. Vengano signori, avvicinatevi alla trebbia. Prendi trebbia e paghi 4. Una tariffa economica praticamente.
Un baffetto ho lasciato. Un baff di ghisa. Yeah. Chi non scrive TurboStar non beve l'acqua. TurboStar è sempre con te. Chat, non vi sento. Siete troppo silenziosi. Meno male, almeno c'è qualcuno che mi fa compagnia. Questa è una trivia. Il tempo oggi da me è... c'è sole e oggi la temperatura non è molto afusa, è poco umida, abbastanza ventilata, infatti non ho grondato come al mio solito. E anche stanotte o ieri notte è stata fresca e ventilata, e insomma qualcosa di particolare. E invece lì da te come sta il tempo? Da te dovrebbe essere un po' più freschetto. Utilizzo il condizionale perché insomma il tempo meteo è un po' così strano. La meteorologia. Ah, pioggia, ma ha fatto poca pioggia perché solitamente se piove un pochettino in più, ma non in maniera pericolosa, diciamo, per capirci. Le tempeste estive, l'aria solitamente si raffresca un pochettino, sai, quando inizia a piovere e si sente quell'odore tipico di quando evapora l'acqua su una superficie di cemento oppure di asfalto, emana quell'odore inconfondibile, soprattutto quello di quando evapora l'acqua sul cemento, che è un qualcosa di estasiante, specialmente quando fa particolarmente caldo.
Mi sa che però devo prendere una trebbia un po' più grande, un po' più capiente. Devo prendere una di quelle lì delle mod americane, che hanno una capienza maggiore. Questo non è il Turbo Star, quello di prima. Questo è un altro ancora di farming, sempre su quello stile lì. È sempre fatto da modder italiani. Infatti lo stile è molto simile all'altro. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungere a piedi il Turbo Star. Oggi no, perché io ho iniziato a trebbiare da una decina di minuti, credo. Ma qui siamo nella... In quale mappa sono state trovate? Perché se è in una piccola mappa sono... allora è una mappina. Se invece è una mappa grande, allora è... Dimmi un po', dai. Ah no. Mi dispiace se sono, se scherzi a parte, ora se si sono feriti e se sono morto, questo mi dispiace. Questo assolutamente mi dispiace per questa cosa, se è una notizia vera. Mi dispiace veramente tantissimo. Hanno detto che tipo di trebbia era. Però comunque scherzi a parte, adesso mi dispiace per questa cosa. Solitamente io non mi soffermo tanto sulla notizia, cioè solo sul titolo. Com'è il tempo da te, dottor? Qui oggi a Napoli si boccheggia. È caldo ma non afoso. La nottata di ieri è stata anche ventilata, quindi tutto sommato si sta bene. Caspita, i temporali estivi sono quelli più pericolosi, sono quelli che fanno più danni una volta, ecco, che poi il clima diciamo che è cambiato, però i vecchi di una volta dicevano appunto questo, che le tempeste estive erano quelle che facevano più danni. Ora tra cicloni e raffiche di vento fortissime, insomma non si capisce più niente. Raffiche di vento quest'inverno che hanno superato i 100 km orari, quasi quanto la bora di Trieste.
Un saluto a tutti gli amici triestini. Ovviamente un saluto a tutti voi. Il clima è particolare, raga, non si scherza. L'uomo si atteggia a supereroe, ma in realtà è una mosca nel bicchiere, non se ne rende conto. La natura ha i suoi equilibri. Doctor, ma tu pure tu ogni tanto sali sulla trebbia oppure fai altre attività? Qua intanto si continua a trebbiare. Però dopo mi sa che devo andare a scaricare il TurboStar. 30.000 litri non è male. Eh sì, questo è vero. Riscaldamento globale. Infatti, quando ci sono inverni particolarmente freddi, anche se non sono amante delle temperature basse, però in qualche modo mi fa piacere e spero sempre che il freddo poi ci sia anche diciamo così nelle zone dove ci sono i ghiacciai, perché alla fine è là che il problema più grande sta lì. Ah, non sai che gioco è questo? Questo è Farming Simulator 19. Quindi sei più una persona, scommetto, da Eurotruck. Vediamo un po'. Final Fantasy, il genere Sniper Elite ti piace o è fuori dal tuo genere di giochi? Iniziamo ad aprire il tubo. Il tubolo. Ah, io pure io ho iniziato dopo un bel po' di anni, sempre mi pare nel 2000, del 2002 o 2003, ho preso a giocare con il primo Call of Duty, ma non so se è presente, quello della preistoria. Nonostante rispetto ai giochi più recenti
non ha una grafica particolarmente, come dire, bellissima e stupefacente, però mi appassiona sempre. È sempre bello ritornarci a giocare, soprattutto con con quella versione lì, la 2, Call of Duty 2, dove c'è la battaglia aerea, quella là, ogni volta che la faccio mi diverto un casino, ma è veramente fatta bene. Sono più appassionato di giochi, diciamo, più realistici. Infatti, nonostante io abbia acquistato Sniper Ghost Contract, diciamo, sono sempre rimasto a quello più legato a un fatto storico, per cui Sniper Ghost Warrior è fatto bene, però per lo stile che piace a me è un po' lontano, però anche lì ci ho giocato tanto con su quel gioco lì. Prima ero molto appassionato degli sparatutto, però poi quando ho iniziato a conoscere Sniper Elite, dove tu ti apposti e fai anche un po' missione stealth, mi diverto tantissimo. Una volta lo sparatutto mi piaceva, poi Sniper Elite ha un po' modificato i gusti per quanto riguarda giochi di tipo militare, diciamo così, in prima persona, però sono tutti dei bei giochi. Finito? Vediamo un po'. Sì, ok, perfetto. Andiamo avanti, che dopo dobbiamo comprare i cavallucci. Devo prendere due cavallucci. Infatti, devo andare a preparare anche dopo la stalla dei cavallozzi. Che dovrei comprarli, se non ricordo male, a 5.000 euro l'una, e una volta cresciuti per bene, poi me li pagano 50.000. E quindi io posso, dopo qualche ciclo così di cavallozzi, posso comprarmi un'altra trebbia che mi serve in questo campo, una un po' più capiente. E ce n'è una che ti faccio vedere, che è questa qui, americana. Ti faccio vedere solo quanto costa. Dove? Eccola qua, faccio vedere la configurazione. Dovrebbe essere espandibile. Quasi 27.000 litri. Quattro ruote motrici, ovviamente.
Sì, in effetti giochi prima sì. Manca il costo dei stessi giochi. Adesso un gioco tu lo paghi anche più di 50 euro, insomma. Che per l'amor di Dio valgono, perché poi dietro c'è un lavoro immane. Però io solitamente aspetto prima che esca un aggiornamento. Forse perché magari non essendo un appassionato di un gioco particolare o un tipo di gioco, allora un po' gestisco sempre la spesa. Però probabilmente se dovesse capitare un gioco che mi piace e costicchio, insomma, potrei anche fare la pazzia. Io, se non ricordo male, Sniper Elite 4 l'ho pagato intorno ai 25-30 euro. Mentre invece, ecco, ora che mi sono ricordato, Farming l'ho pagato 35, qualcosa del genere. Però era la versione Platinum, quella che conteneva già al suo interno i mezzi della class, quindi era un pacchetto particolare perché avevo visto quanto avrei dovuto pagare se avessi voluto acquistarli separatamente, e ho visto che più o meno mi veniva quel prezzo lì. Per cui ho detto, sai che c'è di nuovo, lo prendo. Infatti poi da lì Farming, io ci ho giocato per più di 3500 ore. E Farming è uscito 2 anni fa. L'ho acquistato il 4 agosto del 2019. Da lì poi all'inizio ero scettico. Però poi dopo inizi a vedere che ci sono le varie sfide, gli achievement di Steam, quindi diventa anche una sorta di gioco competitivo, nonostante non sia un gioco effettivamente di competizione, nel senso tipo lo sparatutto piuttosto che simulatori di corse. Però io mi sono talmente accanito a Farming che dopo ho messo da parte anche Sniper Elite 4, che ci ho giocato tantissimo, non quanto a Farming, perché poi Farming ti dà le mod, ti dà le mappe, per cui non smetti mai di giocarci, perché finisci una mappa, ne vedi un'altra, la inizi, prendi nuovi mezzi, diventa qualcosa di endless, senza fine. That's why I love Farming Simulator 19. De Gustibus, ho detto da scettico, poi l'ho comprato. Non solo, io penso che quando uscirà il 22 farò la stessa cosa, lo prenderò, perché però prima di prenderlo ovviamente mi andrò a guardare i gameplay degli amici streamer, anche se in realtà è come se l'avessi già mi sono prefissato di acquistarlo, Farming 22, sperando che abbiano dato un tocco particolare, ecco. Anche se poi ci saranno nuovi mezzi, il motore grafico non lo so, però insomma c'è tutto da vedere. Per il momento hanno presentato un trailer e Farming, se non ricordo male, dovrebbe essere rilasciato a novembre, quarto quadrimestre, se non ricordo male, c'era scritto Quebec 4 quadrimestre.
Q4, quindi dovrebbe essere il quarto quadrimestre, quindi tra ottobre e dicembre. Ah, novembre, perfetto. Ah, ma allora pure tu sei amante di farming. Ah, è vero, Mori. Scusami qua. La chat qua ogni tanto si avresti chiude velocemente. Mori, che dici, lo vediamo sto farming? A me mi pizzica. Come dice qualche amico un po' più moderno, mi triggera. Che poi ho visto sul sito ufficiale costa 33 euro, qualcosa del genere. Allora può darsi che abbia visto male, però per il momento io, se riesco a comprarla da Steam, è meglio ancora, perché Steam oppure da Insta Gaming, perché lo sfrutterei molto di più su Steam, che c'hai le DLC, poi Steam ti dà pure gli achievement, quindi comunque è molto di più. Ma in prevendita su Steam, se ho capito bene, già l'hanno messo. Ah, e tu come lo dici? Mannaggia, e io me lo devo andare a vedere, perché se così lo metto nella lista dei desideri, poi appena magari il prezzo scende un pochettino lo prendo. Ad arrivare arriva. Pensa che ho aspettato la DLC Iberia di Euro Truck per un anno e mezzo. Mi pare che l'annuncio era stato lasciato o nel 2018 o nel 2019. Io lo misi nel mese di maggio nella lista dei preferiti e dopo più di un anno lo hanno rilasciato. Però dobbiamo dire che non hanno, cioè, oltre alla io sono un po' dottor, invece io sono, diciamo così, quello che cerca di portare quanto più è possibile a termine qualsiasi gioco. Ah beh, se nel caso tuo, se non ha un sì, se non ha fine sì, è un po' come farming. Tu inizi, parlo quella della versione di Steam, tu lo inizi, sblocchi tutti gli achievement, poi una volta che l'hai finiti, tu, ecco, come fai tu, puoi continuare. Sì, forse farming ha ragione, sai, è un po' più endless, perché poi ti offre map, tutte queste cose qua, senza volerlo sono appassionato pure io del genere. Bravo doctor, mi ha fatto scoprire un lato oscuro, the dark side of the moon, come si chiamava, o come si chiama un vecchio album dei Pink Floyd. Turbo Star è sempre con te. Doctor, guarda qui. Hai visto? Si accendono anche le luci del quadro, nella cabina. Fatta bene sta mod, vero? Guarda, guarda cosa ti faccio vedere. Io sono appassionato di questo Turbo Star. Infatti lo uso molto anche su Euro Truck. Infatti su Euro Truck tutti i martedì porto
in un piccolo format con il Turbo Star. È dedicata proprio al Turbo Star, a questo mezzo che ha fatto la storia dei motori, insomma, dei mezzi pesanti italiani. Alla salute. Ma nessuno brinda con me stasera. Ci sono delle icone che ho creato. E la maggior parte di queste icone sono foto di viaggi, dei mezzi. Ma tu, mamma mia, guarda che di questi tempi qua, con tutti questi cambiamenti climatici, per quanto riguarda la parte dell'agricoltura, io credo che sia qualcosa di, come dire, di incerto, nel senso che se ti va bene, quell'anno non succede nulla. Va bene, però se accade qualcosa, qualche tempo strano, un po' come nella realtà, è capitato qualche anno fa che durante il periodo estivo venne a fare la grandine, non mi ricordo dove, distruzione del raccolto. Immagino quei poveri coltivatori. Come si sentivano quando hanno visto tutto, tutta la fatica, tutto ciò che avevano sudato, così. Però sì, sicuramente un'azienda agricola, inglobando anche altre cose oltre all'agricoltura, magari anche l'allevamento di bestiame, produzione di prodotti propri, quindi formaggi, salumi, queste cose, sarebbe sicuramente una cosa buona. Poi in Italia, insomma, sui prodotti alimentari ci sappiamo fare. Metto un attimo l'operaio, vado a scaricare il Turbo Star nel frattempo, altrimenti qua quando fa chiamata io non posso rispondere subito. Star. Cioè, guardate che dettagli. Non so se si intravede nello spazio che c'è tra i fendinebbia e la mascherina lì. I dettagli su qualcosa di incredibile. Si vede anche di profilo qua.
A chi lo dici? A chi lo dici stare in mezzo alla natura? Io più o meno che, diciamo, vivo nella provincia di Napoli e dove il mio paese è, diciamo così, è nell'agro aversano, quindi è una zona agricola. E io per esempio il legame con il terreno, con la terra, è un qualcosa di incredibile. Cioè, per farti capire, quando arano un terreno e usano l'aratro, quindi vanno molto in profondità e sprofondi quei 20 centimetri con il piede, con la gamba all'interno e vieni avvolto dal calore del terreno. Non so te, ma a me fa una sensazione bellissima, mi fa ritornare a quando ero bambino. È un po' come ritornare all'ultimo step della vita, per farti capire, prima di venire al mondo. Mi dà quell'impressione là, come dire, e mo non mi vengono nemmeno le parole. È una sensazione che posso dire che è indescrivibile, ma è qualcosa di bello. È una sensazione bella. Però come dici tu, qualcosa di intermedio è buono. Io ovviamente cerco di comprare prodotti italiani. Quindi, come dire, cerco di dare il contributo anche alla catena agroalimentare italiana. Per cui quando vado a fare la spesa, insomma, faccio attenzione a quello che prendo. Oltre a far girare l'economia locale, quindi al paese o in città, per intenderci. E quindi cerco di dare il mio contributo alle imprese che hanno scelto di restare in Italia e soprattutto pagare le tasse in Italia. Comunque, ritornando al discorso agroalimentare. Eh sì, è una bella sfida. È sicuramente qualcosa di qualcosa di particolare. Beh, sotto gli alberi finché non c'è una tempesta, sei al sicuro, questo sì, però se cade qualche fulmine. Però sì, ti dà, bravo, è come se ti dessi la sensazione di qualcosa che ti copre la testa, sì. È vero, queste sensazioni sono particolari e sono strane perché sono cose, diciamo così, fanno parte della natura. Però se tu ci pensi, la natura quanto può influenzare e influire sull'umore dell'essere umano? Io mo ti ho detto il fatto del terreno, però per esempio metti il caso che tu magari, che ne so, vai a mare per dire, o vai in montagna, come nel caso tuo, e ti senti a tuo agio perché quando arrivi là, a me il mare, ma anche la montagna, perché comunque ho la nonna, avevo la nonna paterna che era di origine umbre, quindi comunque il mio DNA è anche metà umbro e metà partenopeo, e quindi apprezzo anche le zone montanare, se si dice così. Maurizio, al massimo forse sotto al letto, sotto alla brandina. Quello è il posto più sicuro. Infilarsi sotto.
Ma sai, dipende, sicuramente il mare è più stancante, però per esempio se vai a fare una passeggiata a mare più o meno sai, non è faticoso, però effettivamente farsi una mezza giornata a mare è pesante, vuoi il sole, tante cose, ma infatti molti amici quando tornano dal mare, a volte uno per scherzare dice ma che hai fatto una giornata di lavoro? E loro dicono, è più leggera una giornata di lavoro che andare a mare. Però effettivamente è così, è stancante. Non ho capito per quale motivo, però sta di fatto che se ti fai una giornata a mare, dopo quando rientri, non ti senti bello pimpante, ecco. Forse la sabbia, quando cammini sulla sabbia ed è faticoso. Boh. Però sta di fatto che è così. L'importante è che uno trova nella natura un suo punto, diciamo così, di rilassamento, se si può dire così, un punto in cui tu vai in un posto e ti senti a casa, ti rilassi. Sì, anche se in montagna mi pare che l'ultimo periodo pure le temperature non sono più fresche come quelle di una volta, però sì, sicuramente a mare è più stancante. Io ti dirò, siccome non ho mai fatto passeggiate particolarmente lunghe e sulle salite in montagna, non so dirti che tipo di affaticamento si prova, però sicuramente è un tipo di affaticamento diverso da quello del mare, questo sì. Diciamo che la sabbia è un po' più morbida, meno dura, quindi magari fai più fatica a muoverti, o il sole che batte in testa, anche se stai sotto all'ombrellone. Poi l'acqua del mare che fa da specchio, quindi comunque il sole lo prendi, anche se stai in acqua. Così. E questo è un ambiente di montagna qua, anzi qua dovremmo essere sulle Alpi. Relax, take it easy. A Radio Tab Logistica. Ah, sì, anche sì. Questo sì, se vai nelle grosse città solitamente c'è la movida, però
Però se magari riesci a trovare una casetta, magari in un posto un po' meno vicino al mare, forse si riesce a riposare. Però sicuramente la movida notturna delle zone balneari rispetto a quelle magari montanari sono diverse. Pure se molto probabilmente, come hai accennato tu, è anche lo stile di vita, magari un po' più tranquillo in montagna e un po' più, come dire, un po' più frizzantino, un po' più movimentato invece per le zone di mare. E come cantava Raff e Umberto Tozzi, gente di mare che se ne va dove gli pare, ma dove non sa. Qua ogni tanto devi sapere, doctor, che durante le live mi vengono spesso delle citazioni di alcune canzoni, alcune mi vengono ascoltando le musiche in sottofondo e a volte faccio tipo delle cover però su un altro genere di musica e poi altre volte mi vengono questi tipi di riflessioni un po' più filosofici, ma se vogliamo definirli così, dove, beh, parte ricantare pezzi di canzoni, insomma, faccio anche qualche riflessione, sperando serio, serio, semiserio, insomma, queste Dablo. Come oramai la maggior parte degli amici streamer mi chiamano col mio nick, anche se in realtà il mio nome è Fabrizio, come l'ho scritto anche nella biografia. Foxtrot Alfa Bravo Romeo India Zulu India Oscar. Questo è detto no. Fatto lo spelling del mio nome secondo l'alfabeto fonetico NATO o alfabeto internazionale. E questo alfabeto viene utilizzato anche per parlare in radio. Ah, Dreamer! Ah, ecco! Vabbè, io per rispetto chiamo sempre tutti quanti dottor. Però se ti vuoi che ti chiami Super Mega Presidente o preferisci capo? Anche il suono delle tromme di questo mezzo è un qualcosa di eccezionale, veramente. Oppo bacco, oppo bacco. Dreamer, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world you will live as one. Grazie, Dreamer, figurati. Io il genere di format che mi piacerebbe, non dico inventare, che forse c'è qualcosa. Però sai, la maggior parte degli streamer interagiscono sì, ma forse non in maniera assidua con coloro che supportano il canale, che sono e vengono a passare in live.
Mi piace instaurare un rapporto diretto finché si può, e quindi è per questo che nelle mie sessioni di gioco non metto mai il nome del gioco, ma metto quattro chiacchiere, perché praticamente a me piace l'interazione. Ti faccio un esempio: se io sto giocando a Farming e c'è qualcuno che ha visto magari un video o mio di qualcun altro che riguarda American Truck e mi chiede quale secondo te può essere un buon camion per American Truck, allora io gli do un consiglio, o piuttosto mi chiede, sempre diciamo così, quando so le cose, qualche altra cosa, io cerco di come dire, interagire con il pubblico senza escluderli, perché poi parliamoci chiaramente. Ciao Maurizio, buona cena. Tu stasera streami? Fammi sapere perché passo a trovarti. E comunque Dreamer, ti dicevo che a me piacerebbe creare un format dove la persona che sta dietro il monitor si senta parte integrante e non solo spettatore. Per chiedere consiglio, piuttosto per chiedere un'opinione su, che ne so, su qualcosa a livello informatico, o tante altre cose. Insomma, mi piacerebbe riuscire a ricreare un format un po' più rilassante. Maurizio, Lord of Land, non streami, la strizzi. Ciao Maurizio, buona cena. E lasciami qualche pezzettino pure a me, mi raccomando. A bricioletta, va bene. Ciao Maurizio, buona serata e buona cena. Eh sì, Loca è andata, ha fatto la sauna, ma comunque ti ho detto Dreamer, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world you will live as one. Mi sapresti dire quale canzone ho citato? Vediamo un po'. Mi raccomando, non googolare, perché me ne accorgo. È una canzone abbastanza famosa. Ti do un aiuto. La cantava un componente dei Beatles. Puoi chiedere ancora un altro suggerimento? Ancora un altro indizio. Allora, si è sposato a Yoko Ono, pare che si chiami così, e dei Beatles. Suonano
suonava il piano. Ti viene in mente il nome? Il nome è corretto, il cognome non è proprio quello, ma ci sei vicino. Ti do un altro piccolo aiutino. C'era una bibita. Bravo, ottimo. Ottimo, bravo. E mi sapresti dire il titolo della canzone? Se vuoi un aiuto, io provo a suggerirti la soluzione. Quando tu qualcosa non la puoi realizzare, la cosa che tu fai per progettarla o per... tu cosa la fai? Non la puoi vedere. Tu dici non la vedo, però sto di. Bravo. E qua ci vuole l'applauso. Ottimo. Hai googolato? Di la verità. Hai googolato, sono stato io che sono stato bravo a suggerirti, a darti il suggerimento giusto. Ah, ma quindi la conoscevi? Ottimo, ottimo. Però quando hai detto Elton John ti sei avvicinato tantissimo. Allora sono un bravo suggeritore, no? Che dici, posso andare a fare suggeritore a teatro? Mi metto nel gobbo là sotto e suggerisco le battute agli autori. Ah, agli attori, agli autori. Quella talebano carissimo, buonasera. Ma dimmi tu un po', lo conosci questo mezzo? Super mega direttore. E dimmi un po', com'è che si chiama questo mezzo? Questo grande mezzo. Guarda qua cosa ti faccio vedere. Toh, le luci in cabina, nel quadro comandi. Guarda, veramente fatto bene. Bravo, il mitico Turbostar. Io nell'ultimo periodo, non so se ci hai fatto caso, anche le icone del canale, l'icona con il punteggio più grosso, l'icona che richiede più punti canale, è proprio quella del Turbostar. E ti faccio vedere che c'è anche l'altro fratellino più piccolino qua. Questo è quello da 380 cavalli. Questo è il mezzo più vecchio che ho. 37 ore. E oramai io ho Turbostar o niente. E anche in Eurotrack oramai sì, faccio... Ah, a proposito di cambio, guarda un po' cosa succede qua. Guarda il cambio. Toh.
Non so se si è nota. Sì. La doppietta, sì. Questo sì. Perché quelli non avevano i cambi sincronizzati. Andrea, buonasera. Ma sto mezzo merita però, Oramai con il Turbo Star è amore a prima vista. Io se potessi lo porterei ovunque, anche in multiplayer. Se accettassero anche una sola mod e mi dicessero puoi utilizzare solo il Turbo Star come mod in quello ufficiale, nel multiplayer ufficiale. Esulterei come a una finale dei campionati dei mondiali. Poi questa mod qua mi pare che l'ha fatta Peppe, se non ricordo male il nome, che saluto. E poi c'è quella lì che io utilizzo in Eurotruck, invece è fatta da Ralph Garage. Io da lì mi sono innamorato di questo mezzo. Ma è un mezzo che, come si dice dalle mie parti, è nociucci e fatica. È un mezzo che tira da filo da torcere, rallenta, ma non si ferma. È, come si dice ancora in napoletano, è un mostro. È veramente un grande mezzo. Orgoglio italiano. Bravo, Peppe. Che saluto e ringrazio per aver realizzato questa grande mod. Non so se guarderà sto video di questo umile streamer, ma comunque, Peppe, chapeau. Veramente giù il cappello. Magari, perché poi ci sono tanti mezzi vintage. C'era anche uno Scania che qualcuno mi che un altro amico pure mi ha dato. Poi quando finirò la serie dedicata a Turbo Star, poi utilizzerò l'altra mod. Un talebano è una mod. Se vai su Ralph Garage 84 trovi la mod base del camion che è gratuita e poi da lì eventualmente puoi acquistare i pacchetti a pagamento, che insomma ce ne sono diversi. Welcome Morris, benvenuto. Welcome to the stream, welcome to our channel. Sorry, I don't speak Russian, but welcome. Look for the caps. Thank you. Talebano, quello è Ralph Garage. Basta che vai su Google e trovi il link per il sito, quello in effetti altervista.org, una cosa del genere. Comunque se vai su YouTube, nella sezione dedicata al Turbo Star, dei filmati vecchi che trovi proprio il link per la pagina, per il sito internet di Ralph Garage. Oh, Russia, Russia, nice country. Here I am in Napoli, the city of the sun, South Italy.
Guarda, Talibà, il Turbo Star non vorrei dirlo, ma è indistruttibile. Dreamer, fammi un po' da interprete, ringrazialo per aver seguito il canale e per essere soprattutto passato in chat a salutare. Thank you, Morris. I suoni dell'Iveco, il Turbo Star, Andrea, sono fatti bene. Il sound del motore è quello lì. Il sound delle trombe è quello lì. Ma dopo scarico la trebbia e ti faccio sentire il motore. La mod è fatta veramente bene. Ora ti faccio sentire, lascio un attimo all'operaio. Ti faccio sentire un po'. Guarda un po', mi sta chiamando. Il retro treno autosterzante. La cabina è quella lì che ho visto fatta da Ralph Garage. Senti il clacson. Luci accese nel quadro comandi e nella cabina. Veramente mi sto divertendo. Ma se volessero fare una votazione e chiedessero quale camion vuoi su Eurotruck, Farming, direi il Turbo Star. Lasciami solo quello, poi non voglio nient'altro. Fatto bene, Andrea, hai visto? Poi ti faccio vedere pure come scarica. Vedi anche la dinamica. Qua cosa molto bella, ti faccio vedere una cosa, non so se riesci a vedere nello spazio che c'è tra il paraurti e la barra di fari sotto, si nota anche l'organo in movimento. Di fianco mi pare che si vede meglio. Cioè, fatto veramente veramente bene. Ora vado a recuperare un po' la trebbia qua. Finisco di trebbiare. Mi ha lasciato pure un baffetto di avena là. Mi sa che devo riparare la lama.
I have to patch the blade. Ottimo. 814 euro. Ma adesso è tutta una storia. Come diceva il grande e mitico Pino Daniele. Ogni scarafone è bella mamma sua. Guarda Andrea, forse perché hanno due tipi di motori grafici diversi, però a me basta che il turbo star è fatto bene. Poi sicuramente la mod avrà caratteristiche che sono forse più visibili su Farming, perché magari su Eurotrack non puoi mettere in moto, scendere dal mezzo e vedere dall'esterno il mezzo, anche se ho la vaga impressione che ci stiano lavorando gli sviluppatori, perché già per il fatto che quando stai nel garage dal meccanico e ti stai creando assemblando, quando ti stai mettendo gli accessori sul mezzo, tu già puoi scendere, ti giri intorno e riesci a vedere un po' anche come è fatto il mezzo. Può darsi pure che fra qualche anno gli sviluppatori ci permetteranno di scendere dal mezzo, e quindi un po' come Farming, quando sei multiplayer puoi vedere il personaggio, l'altro personaggio. Chissà, può darsi pure che avranno in mente sta cosa, o magari col tempo verranno ispirati e potranno fare meglio, anche perché con la 1.41 abbiamo avuto un comparto luci spettacolare, e poi dal 2012 ad oggi Eurotrack è migliorato molto. Ma Giants, perché probabilmente tratta altra tipologia di giochi, però potrebbero più che farsi concorrenza, potrebbero collaborare, creare un gruppo di lavoro ampio, e come diceva qualcuno, integrare Farming ad Eurotrack o American Track. Magari io sto qui, devo trasportare il carico da qualcuno, tu arrivi col mezzo, carichi e fai la tua consegna. Chissà, questa è una fantasia bella sicuramente, ma difficile, però dire impossibile farlo, perché dovrebbero fare un gioco di 100 giga. Insomma, non costerebbe più poco, ma verrebbe a costare veramente tanto all'utente finale, anche se il prodotto così, anche spendere una sessantina d'euro, dici io posso fare l'uno e l'altro, e allora dici sa che c'è di nuovo 60-70 euro, ma posso farci di tutto. Marketing, sì, è discorso quello, Andri. Discorso è quello. Perché poi il problema è, parliamoci chiaramente, non so se abbiamo già affrontato il discorso, il problema sono le licenze
per usare i marchi dei mezzi. Ora, se SCS ha avuto la licenza dai vari produttori di camion, voglio dire, ed è anche stato difficoltoso perché prima di avere il Renault, pardon, ancora prima del Renault, quando ci fu la notizia che la Mercedes aveva lanciato un nuovo modello che era il New Actros, ci sono voluti degli anni prima che uscisse su Eurotrack, probabilmente per mettersi d'accordo sulle licenze, insomma, queste cose qua. Ciò dico, come dici tu, sì, risulta e risulterebbe veramente un'impresa titanica riuscire a mettere d'accordo non solo i due gruppi di creatori di gioco, di creazione di gioco, ma poi la licenza, oltre a SCS, dovrebbero anche acquisirla Giants, e quindi così. Esatto, sì. Sì, concordo con te, Andrea, perché diventa problematico, ma tanto problematico far gestire le due cose insieme. Sì, perché SCS probabilmente ha fatto il botto con Eurotruck. Forse non moltissimo con American Truck, però diciamo che il botto l'ha fatto con Eurotruck. Quindi evidentemente se hanno impiegato tutti questi anni nell'apportare delle migliorie, una delle cause potrebbe essere, sì, potrebbe essere anche la questione dei piccioni, delle paparelle, e quindi diventa complesso. Anche se ti ho detto integrare in Eurotruck, magari creare delle piccole aree con mezzi propri, anche se non hanno i brand, dove tu magari coltivi, ma anche in via sperimentale, una super beta, e vedere se funziona sta cosa. Però poi devi trovare chi è appassionato di quel genere, poi andrebbero a fare concorrenza SCS a Giants, sai. Secondo me è un progetto bello, cioè l'idea è buona, però come hai detto tu, non si può fare, come si dice dalle mie parti. È così, però mai dire mai. Ok, perfetto. Una volta fatto questo, ma dopo ci andiamo a comprare i cavalli. Dovrebbero aver finito di installare anche l'impianto idraulico alle stalle. Sto quasi quasi lo scarico nel TurboStar e lo mando alle stalle. Quanta vina ho? Allora, vina, vina, vina.
quasi 200.000 litri. Ok. I cavalli dovrebbero costarmi 5.000 euro l'uno e dovrei recuperare le spese quando li vado a vendere, dovrei recuperare 50.000, quindi dovrebbe andare bene. Ah, trackbook, sì. Uè, Dreamer, grazie per il follow, benvenuto. Benvenuto nel canale, grazie. Prendiamo la scorciatoia, quasi quasi. Eccoci qua. Allora, questa è dell'acqua, quindi l'altra nell'altra va scaricata la vena. Ok, perfetto, abbiamo pure l'erogatore per l'acqua già in posizione, ottimo. Allora andiamo al trigger. Allora, vediamo un po'. Allora, Talebano, con la nuova, il nuovo aggiornamento, no, devi rifare tutto da capo in effetti, perché con il nuovo aggiornamento hanno modificato completamente la mappa. Quindi devi soltanto entrare e rifare la partita come prima. Se tu hai attivato l'aggiornamento automatico, dovrebbe averlo già fatto, perché te ne accorgi quando entri nel gioco, vedi che è diverso. Appena entri noti che la mappa è tutta un'altra cosa. Ok, allora vene c'è, paglia e fieno. Andrea, carissimo presidentissimo, grazie per essere passato in live. Ha fatto veramente, come si dice a Napoli, mi ha fatto un piacere pazzo leggerti in chat. Tanto tuo il programma del canale lo trovi nelle informazioni, quindi quando hai tempo e vuoi passare sei sempre benvenuto. Io poi la sera, come vedi, quando sei in live tu, vengo a bussare alla tua porta e ti vengo a salutare. No, l'aggiornamento non si paga, lo fa automaticamente Steam. È una, diciamo, questo è il primo aggiornamento. Ciao Andrea, buona strada anche a te. Una volta scaricato l'aggiornamento, quello lo fa da solo Steam, quindi tu scarichi l'aggiornamento e poi dopo te ne accorgi quando entri nella mappa, vedi che è cambiata totalmente. Infatti la mappa è cambiata totalmente.
Ah, si è incastrato. Si è incastrato. Ogni tanto un colpettino di clacson ci vuole. Andiamo a prendere un po' di fieno e un po' di paglia per preparare la lettiera ai cavalli. Oh, ma la fa automaticamente. Però puoi fare anche così, vedi tu, perché a me l'ha fatta automaticamente. Basta, mi pare che se tu lo avvii solitamente, il comando è che quando lo avvii, ti parte sì, ti installa l'aggiornamento. Se hai una linea veloce, puoi anche disinstallarlo e riinstallarlo. Questo è andato liscio liscio. Mamma mia. Dicevo, te ne accorgi? Apri il gioco e vedi che se la mappa è cambiata, te ne accorgi stesso tu. A parte che alla schermata iniziale lo dice che devi iniziare da capo il gioco. Non ti dice di caricarlo, ma ti fa crea nuova partita. Allora, se la fibra così. Però ti ho detto, quello lo fa in automatico. Tu prova a fa una prova, entra nel gioco, vedi se noti qualcosa di diverso. Se vedi che è diverso, ti ha già aggiornato la mappa. Perché me l'ha fatta automaticamente, quindi non ho dovuto nemmeno. Non ho dovuto neanche andare a farlo manualmente. Sempre uguale. Allora, devi vedere le impostazioni e aggiornamenti, dovresti provare a vedere aggiornamento manuale, altrimenti devi utilizzare la beta unstable, perché mi sembra sbaglio, lo hanno messo sotto il nome della beta, non vorrei sbagliarmi. Prova a caricare la beta, perché ora mi hai fatto fare mente locale, quindi probabilmente sta sotto la voce della beta. Te ne accorgi se vedi che non ti se non vedi che ti dice che devi rifare la partita, allora vuol dire che non ha aggiornato. Se invece vedi che ti dice crea nuova partita e ti si toglie la voce quella lì carica partita, allora scusami, quella che ti avvisa che a luglio, giugno ci sarà l'aggiornamento. Però fai disinstalla e reinstalla. Però fai prima la prova dell'installazione della beta. Prova così. Se vedi che dopo quella ti cambia la mappa, allora vuol dire che hai fatto bingo. Allora, questo mo lo vado a scaricare quasi quasi al Silos. Quasi quasi metterei proprio un bel silos qua. Visto che mi trovo, vediamo se trovo qualcosa anche di piccolo. L'arceno, questo qua, mettere proprio questo.
Allora, l'entrata sta qua. Quasi quasi. Lo metto qua. Tanto qua devo venire soltanto a scaricare. Tutta la materia prima che occorre ai cavallozzi. Resta quindi paglia. Andiamo a prendere la paglia. Di cosa hanno bisogno? Abbiamo detto paglia. This is last thing that that we are doing for this long live session. Thanks for behind here. Behind here. Thank you for your patience. Grazie per la vostra pazienza. Ah, ecco. Allora mi ricordavo una mezza cosa, perché infatti mi sono ricordato che l'ho passata alla beta. Poi vedrai che la mappa è praticamente cambiata, completamente diversa. Poi c'è l'aggiornamento ufficiale che dovrebbe uscire, se non ricordo male, fine luglio mi sa, o metà luglio, una cosa del genere. Insomma, dovrebbe uscire l'aggiornamento ufficiale. Ah, ecco qua, qua si dà la paglia, ottimo. Ah.
Risparmiamo il gasolio. Cavallozzo. Facciamo una bella passeggiatina. Facciamo un giretto prima di chiudere la diretta. Fuori a cavallo de West che beve solo caffè. Ovviamente poi l'addestramento giornaliero farà salire il livello del cavallo, quindi aumenterà di valore. Adesso però lo facciamo rientrare. Dov'è? Atena. Ok, perfetto. Io direi che questa lunga live è giunta al termine. Ringrazio tutti voi per essere passati nel canale a salutarmi, a tenermi compagnia, a chiedermi consigli. Grazie a tutti. Un arrivederci. Grazie ancora. Thank you for passing here in live to say hello. Thank you for following. Alla prossima. See you next time. Ciao Talebano, buona serata. Buona continuazione a tutti. State buono a you. Bye bye.